Beh, quest'oggi abbiamo fatto una partita molto interessante, anche se l'abbiamo persa 3-2, mi è piaciuto comunque per l'intensità di gioco. Abbiamo faticato a entrare in partita nel primo set, presumo che sia un po' perché sono arrivati un po' tardi le ragazze in palestra e non hanno avuto lo scarico del viaggio e quindi ci stava. Abbiamo perso anche abbastanza malamente a 17. Poi secondo set si sono subito rifatte grazie a un turno di battute di Marinoni molto interessante e poi abbiamo chiuso a 13 addirittura, quindi loro hanno mollato completamente, non ne venivano più fuori. E questa è stata una grande dimostrazione di forza da parte nostra. Il terzo set è il set che mi è piaciuto di più perché comunque siamo andati via, loro hanno recuperato, eravamo avanti sì di un po' di punti, però loro insistevano a star lì e non era facile chiudere quel set lì e invece siamo stati bravi a non incantarci in qualche posizione. Siamo riusciti a cambiare palla e l'abbiamo portato a casa a 21. E il quarto set, mi assumo io la responsabilità della sconfitta perché ho responsabilizzato a mio avviso un po' troppo le ragazze dicendogli guardate che questo qui conta perché contano cioè vale 3 punti, andiamoci dentro e molto probabilmente queste le un po' sovraccaricate e siamo subito partiti con Rossi che mi ha fatto un errore in battuta e anche Marinoni poi quando andiamo a battere non è riuscito a fare la differenza. Lì poi mi è saltata anche un po' Tomasi, poi andando avanti il set in una posizione Marinoni è uscita dalla partita, tant'è che l'ho sostituita mettendo in campo Gasparini. E poi sempre più o meno nella stessa posizione, dopo 2 punti ho inserito dentro anche la Betta al posto di Salvetti. Beh, le scelte sono state più che altro perché ho visto che ormai il set era andato e pertanto ho pensato di farle riposare un po' sperando in un quinto set più forte, più intenso. E vabbè, l'abbiamo perso 19 se non erro. Niente, il quinto set purtroppo parte ancora con un errore in battuta. Devo fare una notazione a Papa Rossi, a Papa perché lei ha fatto una grandissima progressione per quanto riguarda la continuità in battuta, che nelle 2 partite precedenti si è visto il lavoro che abbiamo fatto. E anche oggi, diciamo, nei primi 3 set, poi ha mollato molto di attenzione su quel fondamentale, perché è una che quando si mette lì e cerca una posizione, secondo me, può fare differenza alla nostra squadra. Papa che poi ha fatto comunque delle giocate veramente spettacolari, smarcando gli attaccanti in situazioni abbastanza difficili. E poi magari nel quarto set si è permessa di fare delle alzate molto, molto discontinue e brutte, dove noi non riuscivamo a cambiare palla perché non riuscivamo a mettere giù palla e lì, diciamo, e lì praticamente la squadra avversaria si è un po' caricata e sono venute fuori loro. Niente, qui mi dispiace per il quinto set, ma devo dire che se all'inizio mi dicevano che avrei fatto un 3-2 contro il Gardonese, avrei firmato. Poi dopo, a posteriori, dico abbiamo perso 3 punti, però tutto sommato devo essere contento, siamo soddisfatti per la prestazione soprattutto. Morso. Massimo mettiamo l'audio, metto lui come